Hey coach, ben ritrovati dal vostro AndraLink91 in questo nuovo episodio di Snack World. Insomma, vediamo un po' di completare questo capitolo, questo terzo capitolo. L'unica missione che ci manca è Segreti tra sorelle. Dobbiamo affrontare le Banshee, elimina le Banshee. Occhio agli attacchi, combo del doppio boss. Io quando ho letto questa frase ho avuto flashback della guerra su Yokai Watch 2. Contro le sorelle Jin e Pina. Non mentirò, sono piuttosto preoccupato di questa sfida. Nonché le Banshee hanno anche un bel. Comunque sì, a parte le stupide battute, cominciamo la missione. Così finiamo anche questo terzo capitolo e avanziamo ovviamente di grado. Insomma, il gruppetto è ben fornito. Penso che dopo questo terzo capitolo saliremo al quarto e potremmo portare con noi. Cioè, no, saliremo di grado, intendo. Saliremo al quarto grado e potremmo portarci un ulteriore amichetto. E poi penso che dopo una squadra composta da quattro personaggi sia il massimo che possiamo avere. Cioè, quello ragazzi ci ha praticamente fatto prendere danni. No, niente giare. Ci ha fatto solamente prendere danni. Perché ci devi fare questo? Io non capisco certe volte. Sì, possono anche capitare dei nemici in quel momento lì. Quando tu appunto vai. Batuffolo lupino? Batuffolo di cotone? Le sghere. Ok. Parte Dario Moccia reference. No, dicevo, possono anche capitare dei nemici lì. Sì, non lo nego, è successo. Però, cioè, darci il malus in quella maniera? Quello è un malus continuo. È un po' una fregatura. Porco spina. Beh, certo. Indovinetto. Che è Kinder Sorpresa? Una reference che non coglierà nessuno. Perché non è molto conosciuta, però. È l'ovetto. Molto, molto poco conosciuta. Ma perché se ho punto lui tu mi devi cambiare bersaglio, visto che anche lui prende il danno da freccia? Maledizione. Rivedendo il video della scorsa volta, stavo pensando, ok, non prende molto danno. Perché probabilmente non prende danno, non punta il nemico perché probabilmente ho l'arma per l'altro nemico e quindi mi punta l'altro nemico. Tu dici, sembrerebbe anche una cosa giusta. Ma allora perché adesso mi punta un altro nemico nonostante io abbia l'arma giusta per entrambi? Perché il gioco fa come gli pare. È ovvio, Andrelink. Ok, perfetto, via per il prossimo livello. Ottimo. Magari più avanti troverò qualcos'altro. Ha una chiave? Hai la chiave, maledetto? Vamo a vedere. Eh sì, ha la chiave per il prossimo piano. Ce la nascondeva. Oh, ci siamo. Ottimo, perfetto. E ora tocca alle Banshee. Che a cosa saranno deboli le Banshee? Io non lo so, ragazzi. Metto l'arco. Metto. Sapete cosa? Secondo me sono deboli all'arco. Non so perché ho questa impressione. Poi, comunque sia, ho anche il tonico. Scopriamo. Ok. Ma sono tipo le sirene? Callippo. Non mi aspettavo niente di meno. Vai a quel paese. Ma si è ricaricata per caso? No, perché sarebbe molto grave la cosa. No, non mi sembra. Sabotaggio ultrasonico, ok. Ah, oh cavoli, sono collegiare a zero. Ti attacco frontale, zia. Quindi? Dove sono? Ah, eccole là. Ah, eh sì. Ti sarebbe piaciuto, eh? Oh, cavoli, no, mi attirano, quindi devo scappare.
Ok, credo di aver capito come funziona. Va bene, va bene. Ma l'altra? Ah, sta là l'altro, ok. Sì, però ragazzi, non possono recuperare. Scusatemi, mo, non è per dire, però. Accidenti. Accidenti. Sì, veloce? Più veloce, grazie. Sì, ma questi si ricaricano anche la salute? Cioè, ma per sapere, eh. Perché poi non è che fanno poco danno. Sai, no? Dov'è qua? Oh, non trovo il tasto. Un attimo, non trovo il tasto col dito. Che succede? Le monache. Vai. Bravo! Vai, Andre Link! Una, ragazzi, me ne basta una laggiù, me ne basta solo una. No, che succede? Me ne basta una, ragazzi, me ne basta una! È andata! È andata, una è andata! Una è andata! Ma non ho più le cure. Ma come missione fallita? Peter Pancake è ancora vivo! Ma come missione fallita? Ma dai, ma non è possibile. Allora, rieccoci qua. Vediamo un po', stavolta dovrei farcela. Vediamo un po', Chap mi dice ottimo tempismo. Prendi questo, magari può servirti. No. Sono praticamente come prima, come la prima battaglia, solo forse il livello più alto, ma. La tattica è quella: colpiscere da lontano fino a che appunto una non si stanca. Però. A parte che in Giappone queste qui erano più scollate. Non erano così vestite. Andiamo con i geni. I geni menano, eh? Non dirmi che sono io il genio. Ecco, i geni fanno male e ovviamente io evoco il genio. Che succede? Fanno l'attacco quello combinato, no? Ok, ragazzi, questa dovrebbe essere andata ora. Ma la curata di 400 punti ferita. Ma stiamo scherzando? Ok, è andata una. A posto. Ragazzi, è fattibile. È fattibile. Se la becchiamo, certo. A posto, ragazzi, un dannetto è fatta, vai. Stavolta è stata molto, molto più facile. La prima volta, se avete notato, ho consumato tutti i punti per recuperare il danno, i punti ferita, tutte le bottigliette, i tonici, no? E ora invece. Solo 3 ne ho usati. E neanche ho dovuto potenziare le statistiche. Nonostante il gin non sia servito a nulla. Io non so perché, se è perché capita sempre a me il gin. Che appunto mi trasformo in gin. Però ho visto che nella versione giapponese, come anche su 3DS, il gin gioca come personaggio aggiuntivo. Io ho sempre visto così, cercando appunto un attimino qualche informazione in più. Non so se è perché appunto a me capita solo il gin che si trasforma, però a me appunto diventa. Divento io il gin. Non è che mi dia fastidio, però insomma, il gin è un aiutante in più. Anche perché è uno di quegli snack che non puoi comandare, non puoi avere in squadra come quelli che ti accompagnano. Vediamo un po' che succede allora a questo punto. Non ha funzionato, non ha aiutato granché. No, no, ha aiutato invece. Non ha funzionato, eh? Io non so niente di questa foresta. No, ok. Non sono assolutamente il maestro supremo del bosco. Io sono il disastro supremo del bosco. Non si può fare. Non mi sono mai trovato a mio agio in città, è per questo che mi sono ritirato nella foresta. Quindi sei un eremita? Non sono un eremita, sono un super mega nerd! Ma dove le prende le informazioni senza nessuna connessione? Ma cosa pensi? È un bene essere appassionati a qualcosa, in fondo resta utile averti intorno.
prendiamo questa. Lo pensi davvero? Sì, hai ragione. Ti saresti perso senza di me. Chiamami Ranger. Non proprio. Ok, continuerò ad aiutarti. Il maestro del bosco è tosto. Ora immortalami, veloce. Peter Pancake che fa da supporto? Vediamo un po'. Posa da Otakuman. Peter Pancake come snack. Ah, è blu? Allora, quello col cuore dovrebbe essere supporto, credo. D'accordo. Hai già scattato? Allora com'è? Sono venuto bene? Sì. No, quella è la posa da Ultraman. C'è una posa di Ultraman in quella maniera. Non proprio Ultraman, ma quella serie lì, insomma. Ehi, è Link, guardate! È Ranger Pancake! E cosa ci fate voi due qui? È quel che dovremmo chiedere a voi. Siamo venuti a dare alla principessa Melania la pozione d'amore che ci ha chiesto di portarle. Cosa? Cosa? Ma anche noi abbiamo la pozione d'amore. Oh, non mi serve cosa? Più. Melania ha rotto un po' le scatole. Eh? Volevo darla al mio cagnolino, vedete? Cosa? Ma Chap me ne ha già portate un po'. Quindi sono a posto così. Maestro del no! Peter! Bene, ora me ne andrò nella mia sala da bagno. Ciao, ciao! Non che a noi interessi. Tutta la fatica che ho fatto. Incredibile! Oh, 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 beh, grazie a tutti per il vostro lavoro. Sentitevi pure liberi di usare la pozione d'amore come meglio credete. Tipo come? Possiamo usarla come ci pare? Ah, da si è capito dove vuole andare a parare Peter. Allora posso usarla su Carrie Specialis! Io posso usarla sulle ragazze del club. Da qua, c'è spuglietto. Lo si rompe. Mai! Ho rischiato la vita per conquistarmela. Andiamo, lo sanno tutti che è stato merito di Link. Ah, beh, ora ce l'ha il maestro del bosco, quindi smamma. Divertente, vediamo come va a finire. Dammela. Lasciala subito. Smettetela voi due, altrimenti... Eh già. Avrei dovuto fermarli. Wow. Una bella storia d'amore. La lotta con le Banshee non mi ha fornito alcun punto esperienza. Perché? Perché questo gioco non dà punti esperienza contro i boss? Ad ogni modo devo ammettere che la seconda lotta è stata molto più facile, nonostante io sia solo un livello superiore. Sì, ho cambiato anche equipaggiamento che mi protegge di più dagli attacchi magici, perché appunto, vabbè, si vedeva che loro facessero attacchi magici, non erano attacchi fisici. Poi magari cambierò appunto vestiario a seconda del nemico che incontro. Però, io come sempre, Cuggio, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Snack World. Come sempre, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!